Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Fasoli e sono assegnista di ricerca allo IUS, mi occupo di filosofia della tecnologia e filosofia delle scienze cognitive. In questo video volevo cercare di mostrare un po' perché le mascherine protettive che utilizziamo in queste settimane, in questi mesi, sono una buona occasione per capire alcuni concetti importanti nella filosofia della tecnologia e a sua volta la filosofia della tecnologia possa in qualche modo spiegare alcune cose importanti, anche le scienze cognitive, rispetto alle mascherine. Per prima cosa è importante riconoscere la complessità delle mascherine e riconoscere che esse sono una forma di tecnologia. Spesso noi tendiamo a vedere come tecnologia solo quegli artefatti più complessi e articolati, per esempio le tecnologie digitali, le automobili, gli aerei. In realtà anche oggetti apparentemente più semplici sono oggetti tecnologici che hanno una loro complessità. E questa complessità è emersa in questi mesi, nel momento in cui abbiamo iniziato a capire che le mascherine, come quella chirurgica sulla sinistra, hanno una funzione diversa rispetto a quelle, per esempio, FFP2, FFP3 sulla destra. E questo perché le mascherine chirurgiche proteggono gli altri, nella misura in cui sostanzialmente impediscono l'emissione di germi da parte di chi la indossa. Al contrario, le mascherine, come quella sulla destra, sono mascherine un po' più, diciamo, potremmo dire, egoiste, cioè impediscono, filtrano molto bene l'aria dell'esterno, ma quelle che hanno alcune valvole non filtrano in maniera efficace l'aria che la persona che le indossa emette nell'ambiente. Quindi sostanzialmente una conseguenza di questa diversità è anche il fatto che un uso promiscuo di questi due tipi di mascherine non è efficace. È necessario che tutti utilizzino o una o l'altro tipo di mascherina. Considerando il fatto che le mascherine chirurgiche sono molto più economiche oggi disponibili, è chiaro che è auspicabile che tutti iniziamo a utilizzare questo tipo di mascherina. Quindi questi due tipi di artefatto di tecnologia hanno due funzioni diverse, ma in filosofia della tecnologia, quando si parla di funzioni degli artefatti, si è soliti riconoscere una distinzione tra le funzioni proprie e le funzioni sistemiche. Le funzioni proprie di un oggetto è stabilita attraverso un processo di selezione, per esempio la funzione propria della sedia è quella di farci sedere, e la sedia è costruita e riprodotta come artefatto per questa funzione. Al contrario, le funzioni sistemiche sono le funzioni improvvisate, cioè le funzioni che qualcosa ha in un determinato momento in un sistema. Se io salgo in piedi su una sedia per cambiare una lampadina, oppure utilizzo una sedia per bloccare la chiusura di una porta, sto sfruttando una funzione sistemica di quell'oggetto. E diciamo che un concetto simile a quello di funzione sistemica è presente anche in biologia. E in filosofia della biologia è stato chiamato exaptation. Quando, per esempio, un pinguino riutilizza un tratto evolutivo come le sue ali, che è presumibile siano state selezionate inizialmente per permettergli di volare, per un uso diverso, cioè oggi il pinguino utilizza le ali come una sorta di pinne per nuotare, per essere efficiente nel nuoto, allora in quel caso ci troviamo davanti a un riutilizzo, ovviamente il mondo naturale e il mondo artificiale sono due mondi molto diversi, però è un'analogia interessante. Il concetto di exaptation è stato introdotto da Stephen Jay Gould e Wirba nell'82, che appunto sostenevano: suggeriamo che tali tratti evoluti per altri usi o per nessun uso, in alcuni casi, e poi cooptati per il loro ruolo attuale, siano chiamati exaptation. Sono adatti al loro ruolo attuale, quindi aptus, ma non sono stati progettati per esso, e quindi non aptus spinti verso il fitness. Ora, se torniamo per un attimo alle mascherine, ci rendiamo conto che la scarsità iniziale di mascherine nella nostra società, il momento di crisi, ci ha spinto a tipi di riutilizzo o esattamento molto particolari. In alcuni casi, per esempio, abbiamo riutilizzato oggetti come sciarpe per proteggerci dall'ambiente esterno, e questo è un tipo di riutilizzo che abbiamo già visto in alcuni contesti, è un riutilizzo un po', diciamo, diffuso culturalmente. In altri casi, invece, ci sono stati riutilizzi più creativi. Ad esempio questo in cui la maschera e il boccaglio, cioè due artefatti utilizzati per lo snorkeling, sono stati riutilizzati per uno scopo assolutamente differente e in modo creativo, forse un po' troppo, ma insomma,
sicuramente in modo creativo. E questo, diciamo, ci permette di spiegare anche una differenza tra due tipi di acceptation che è stata individuata nella filosofia della tecnologia, cioè tra gli esattamente standardizzati e gli esattamente idiosincratici. Quelli standardizzati sono quelli diffusi culturalmente, per esempio, la sciarpa utilizzata per proteggerci da un agente esterno potenzialmente dannoso, oppure l'accendino utilizzato per aprire una bottiglia per stapparla. Ovviamente l'accendino non è fatto, la sua funzione propria non è quella di cavatappi, ma è utilizzato come un cavatappi. Dagli esattamente idiosincratici come quelli della maschera da snorkeling al supermercato per proteggerci dal Covid, che appunto sono esattamente i creativi. Se utilizzassi in una situazione di emergenza un cacciavite come mestolo al posto del cucchiaio, starei utilizzando un esattamente idiosincratico. Ecco. E questo a sua volta ci mostra anche la nostra natura un po' di homo technologicus, cioè noi siamo considerati per certi versi animali tecnologici per natura e che siamo spinti anche dalla necessità, in questo caso da una necessità di emergenza, a utilizzare o riutilizzare quello che abbiamo per riuscire nei nostri scopi. E questo per farci sentire un po' MacGyver, per chi se lo ricorda, è una serie famosa degli anni 80-90 in cui il protagonista era famoso per riuscire a riutilizzare pochi semplici oggetti nel costruire tecnologie complesse o oggetti molto più complessi. L'ultimo fenomeno di cui volevo accennare è il fenomeno della trasparenza. Noi, quando utilizziamo la tecnologia e quando questa tecnologia funziona bene, tendiamo a far diventare trasparente questi oggetti. La trasparenza è un concetto che è stato introdotto da alcuni filosofi in passato, per esempio da Martin Heidegger, che oggi è utilizzata anche dai designer per spiegare, cioè per indicare casi di buon design. Cioè, quando noi utilizziamo un oggetto dimenticandoci di esso, allora lo stiamo utilizzando in maniera efficace e quello è un caso di buon design. Ad esempio, quando utilizziamo Skype o Zoom per una videoconferenza, per una lezione e riusciamo a immergerci in quel compito che stiamo svolgendo, quella tecnologia per un attimo diventa trasparente. Ricompare purtroppo quando, per esempio, c'è un problema di utilizzo, cioè quando la rete inizia a rallentare, quando c'è qualche malfunzionamento, allora ci ricordiamo che effettivamente stiamo utilizzando, ci riaccorgiamo del fatto che stiamo utilizzando una tecnologia. Che cosa c'entra con la mascherina? Inizialmente le mascherine erano oggetti molto poco trasparenti, nel senso che la percepivamo molto più in maniera molto più forte la presenza di mascherine negli altri, la nostra mascherina addosso. Con il passare delle settimane la mascherina inizia a essere un po' una normalità, anzi ci stupiamo quando essa non c'è. E quando la indossiamo, essa inizia a diventare trasparente, iniziamo a non percepirla più come tecnologia, ma quasi come una parte di noi stessi. Ecco, questo, quando parliamo di design, è un effetto positivo, quando parliamo di mascherina, è un effetto invece pericoloso. Pericoloso perché abituarci alla mascherina, farla diventare trasparente, significa anche dimenticarci perché essa è utilizzata e significa anche potenzialmente adottare dei comportamenti che sono pericolosi, per esempio toccarci il naso, toccarci la bocca, e quindi tutti quei comportamenti che la mascherina in realtà dovrebbe ostacolare e aiutarci a non svolgere. Detto questo, io spero di esservi stato utile in qualche modo, di avervi incuriosito, vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.